Amici di Gizmo, bentornati sul nostro canale YouTube. Mi raccomando, ve lo dico subito all'inizio del video, registratevi, iscrivetevi, così potete vedere e ricevere le news riguardo ai nostri video e agli approfondimenti video che facciamo su YouTube, ma non solo, e questo è una promessa per il futuro. Ma oggi, presente attuale, Honor, il sacchetto è indicativo, cosa ci sarà dentro adesso ve lo sveleremo. Honor torna nella fascia alta, e sì, perché all'interno di quel sacchetto lì, dove si nota anche il nuovo logo di Honor che è tornato in Italia ormai dal fine 2021, con una struttura tutta italiana, con degli obiettivi molto sfidanti per il team italiano e con una gamma di prodotti che si completa con l'annuncio che è stato fatto a Barcellona della gamma Magic 4, Magic 4, e all'interno del sacchetto c'è proprio il Magic 4 Pro 5G. Quindi Honor torna alla fascia flagship, lo fa con un modello a cui non manca veramente nulla, anzi, come ho detto sui miei social, è Pure Magic perché la parte fotografica è quella più sviluppata, ma in realtà, come ha detto Honor, e lo ripetiamo anche noi, il bello di questo telefono è che si va a guardare ogni singola parte del telefono, ma va preso nel suo insieme, e nel suo insieme fa veramente la differenza. Quindi Pure Magic è il nostro claim, quello di Honor, chiaramente è Magic 4 Pro per indicare il top di gamma, perché poi in realtà ve lo anticipo solo così per informazione. Il Magic 4 Pro, quello che trovate lì dentro, che adesso sveleremo, costa 1099 euro ed è la fascia alta. Poi c'è anche la versione Lite 5G e Lite 4G, che invece vanno ad posizionarsi nella cosiddetta pancia del mercato, cioè la fascia media. In questo momento non farò una recensione, ma una mera descrizione e l'unboxing di quello che c'è nel sacchetto. La recensione la rimandiamo più avanti. Per il momento iniziamo a vedere com'è questo Honor che abbiamo intravisto a Barcellona, ma che adesso finalmente possiamo toccare con mano. Quindi apriamo il sacchetto e vediamo mano a mano cosa esce. Un po' come il cilindro. Beh, iniziamo subito dal clou, direi. Honor Magic 4 Pro 5G, eccolo lì, il protagonista del nostro video. Lo smartphone che ha fatto tanto scalpore a Barcellona e che riporta Honor nella fascia alta del mercato, nei cosiddetti flagship, quindi a contrastare tutti i brand che sono presenti in quel ristretto gruppo di telefoni che possono dire essere estremamente fotografici. Ebbene, il Magic 4 Pro è veramente un telefono fotografico, ha una sezione fotografica molto sviluppata, molto articolata, che poi vi descriverò mano a mano. Il pacchetto è semplice. Già possiamo desumere qualche caratteristica: RAM 8 GB, storage 256 GB, colore Ciano, che è colore, diciamo, la versione blu honor per vestire questo Magic 4 Pro. Lì dietro trovate alcune indicazioni, due in particolare. IMAX perché può riprodurre e supporta video a IMAX, e poi c'è tutta la parte cima di registrazione video che permette anche di tenere traccia dei log, quindi di avere un video realmente professionale per anche il post editing. DTS:X invece va a identificare la parte audio, perché anche sulla sezione audio Honor ha fatto un lavoro per restituire complessivamente un prodotto multimediale di massimo livello. Lo apriamo perché poi la descrizione passa necessariamente dal telefono. Con calma, allora, vediamo piano piano cosa c'è dentro la scatola dell'Honor Magic 4 Pro. Il telefono, chiaramente, eccolo qua, nella sua pellicolina, l'abbiamo già acceso ovviamente, quindi interfaccia classica di Honor, molto semplice, molto lineare, Android 12 chiaramente, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, ripeto, assistito da 8 GB di RAM e 256 GB di ROM, quindi storage.
il display è da 6,81 pollici come diagonale, è un LTPO, arriva alla frequenza di refresh massima di 120 Hz, ma ha una modulazione della larghezza di pulso, ovvero il PWM, di 1920 Hz, cioè per 1920 volte al secondo regola la tensione che illumina il display. Questo, in combinata con i 120 Hz, non solo restituisce un'immagine più nitida e più fluida, soprattutto nei momenti più veloci, magari dei film o dei giochi, ma rende più stabile la luminosità e la visualizzazione, affaticando meno gli occhi. Questi sono dati importanti che poi andremo a come dire, approfondire durante la recensione. Però già notate alcune cose, altre cose, oltre al display che vi ho detto, 1 miliardo di colori chiaramente, copre il gamut DCI-P3 al 100%, quindi di fatto permette di vedere i film con i suoi colori originali o quasi fondamentalmente. Per massimizzare la resa video, dispone di una serie di tecnologie che servono proprio per andare a rendere più fluido il movimento, a portarlo in HDR laddove si vede un punto SDR, insomma, ha tutto un motore geometrico di gestione della produzione multimediale che è particolare. Io non andrei oltre, vi direi solo che è Android 12, come vi ho già anticipato, che l'interfaccia è la Magic UI 6. Come vi confermo, che è quella di la più recente di quelle proposte di Honor. La risoluzione display è di 2848x1312 pixel, vi ricordo diagonale 6,81 pollici. Il sensore selfie è particolare perché ricalca schemi già collaudati, ovvero oltre al sensore selfie c'è anche quello di profondità, ma sulla parte fotografica ci arriviamo dopo perché va descritta con una certa dovizia di particolari. Andiamo avanti con l'unboxing. Qua sotto c'è il vano per la SIM, chiaramente speaker stereo, cavo USB, porta USB-C. Parte fotografica posteriore si riconosce lo zoom 100x. In realtà, se notate, sono 1, 2, 3, 4, 5 sensori ottici, più quello frontale. Intanto vi faccio notare la qualità costruttiva, che è notevole, veramente notevole, siamo tornati a livelli altissimi. I 5 sensori che sono lì ve li voglio descrivere uno per uno e andrò nel dettaglio, senza andare nella recensione, perché è comunque una descrizione, la recensione arriverà prossimamente. Vi voglio dire cosa sono tutti questi elementi. Allora, il sensore primario da 50 megapixel, il sensore ultra wide angle da 50 megapixel. Poi abbiamo il teleobiettivo con periscopio da 64 megapixel che arriva fino a uno zoom ottico di 3,5x100x, chiaramente è digitale. Poi c'è il sensore antisfarfallio che serve per quando si fanno le foto in condizioni particolari per evitare che magari per esempio ai cartelloni o alle insegne luminose, per evitare quell'effetto fastidioso, ma anche per regolare correttamente l'illuminazione. E poi c'è il ToF con addirittura un sampling di 8x8, quindi un ToF molto preciso, cioè quindi un sensore di profondità molto preciso, che va a restituire un perimetro e una profondità della scena degli elementi inquadrati ancora più precisa. E aggiungo semplicemente che il teleobiettivo chiaramente è a periscopio, quindi di fatto per raggiungere l'ingrandimento 3,5x sfrutta il classico teleobiettivo a periscopio, mentre il sensore principale è a 7 lenti, un 7P, quindi anche in questo caso a testimonianza che Honor non ha lasciato nulla al caso sul Magic 4 Pro e anzi ha portato la massima eccellenza possibile. In più, oltre a tutte queste funzioni hardware, si sommano quelle software, chiaramente, quelle software che permettono di gestire con la classica interfaccia tutte le varie modalità di scatto e di ripresa. Vi dicevo di quella cinema perché non solo tiene i log
del girato, basta attivarli, ma perché ha anche i LUT, okay, che sono questi effetti particolari che permettono di dare una, come dire, una sembianza cinematografica al girato che state appunto girando, che state registrando. Altre modalità di scatto le trovate qua dentro, ma non, queste le lasciamo tutte per la prova. Vi dico solo che c'è la modalità anche Pro, quindi completamente manuale per chi vuole mettere al massimo a frutto. Che cosa? Quello che Honor definisce il motore Ultra Fusion. Ultra Fusion perché? Perché quando si scattano le foto, tutti gli obiettivi vengono usati e combinati a seconda del caso per ottenere la foto migliore. Nel caso dell'ultra-wide angle, per esempio, che ho attivato in questo momento, quindi dell'ultra grandangolare che arriva fino a 122 gradi, sono sommati il sensore primario e il sensore ultra-wide angle, entrambi da 50 megapixel. Perché? Perché l'ultra-wide angle prende tutta la zona e poi attraverso la parte software l'algoritmo di Studiato d'Honor mantiene raddrizzata la zona anche sfruttando gli altri sensori, mentre quello principale viene usato per prendere la zona per fotografare la zona centrale che sia ancora più, in modo tale che sia ancora più definita. La somma di tutti questi di questi scatti contemporanei, voglio semplificare, tutte queste informazioni prese nell'unico momento in cui si scatta, sommate tra di loro danno origine a una foto molto nitida. Ora ve ne farò vedere una che ho fatto così di prova mentre testavo il telefonino perché è molto chiaro come anche di notte l'ultra wide angle sia incredibile. Questa è una visione notturna. Questa è la foto 1x, questo è l'ultra wide angle. Vedete com'è tutto perfettamente nitido, definito e non siamo di notte. Altre foto interessanti fatte però in questo caso in un momento diverso, quindi non proprio di notte, ma quasi la sera, ecco che attivando l'ultra wide angle ancora una volta le foto sono super definite perché fa la somma delle informazioni di tutti gli obiettivi. Non vi dico di più perché queste sono cose che competono alla recensione, però insomma è anche per darvi un'idea del fatto che ci sono dei lavori, dei pensieri, dei ragionamenti, c'è cioè uno sviluppo dietro a questo prodotto molto elevato, soprattutto a livello hardware e a livello software, proprio per trovare la miglior sinergia della parte fotografica hardware e della parte di gestione software. Andiamo avanti perché non sono finite le sorprese all'interno della scatola, perché chiaramente troviamo la cover, ma l'altra grande funzione, l'altra grande peculiarità dell'Honor Magic 4 Pro, oltre ad essere IP68, quindi resistente all'acqua e alla polvere e a immersioni in acqua dolce fino a 1,5 m per 30 minuti, e al display che vi ho già raccontato, tutto il resto, l'altra grande peculiarità è la ricarica a 100 watt cablata, quindi 100 watt, ricaricatore a 100 watt con cavo dedicato. Mi raccomando, usate caricatore e cavo che trovate all'interno della scatola perché sono quelli ottimizzati per garantire la migliore stabilità dei 100 watt. 100 watt non sono pochi. 100 watt permettono, per esempio, di ricaricare il 50% della batteria dell'Honor Magic 4 Pro in meno di 15 minuti, in circa 15 minuti, e di avere una ricarica da zero, l'ho provata, da zero, in realtà era 3%, al 100% nell'arco di poco più di 25 minuti. Incredibile, è velocissimo. Però non solo potete fare 100 watt via cavo, ma continuiamo curiosare cosa c'è all'interno del sacchetto, quindi in questo unboxing troviamo l'altra modalità di ricarica del Magic 4 Pro, ossia chiaramente quella wireless che non può mancare su un telefono flagship. Come vedete, non ho aspettato voi ad aprirla. Eccolo qua, wireless charger a max 100 watt. Quindi cosa significa? Stiamo dicendo che
la ricarica wireless e quella wired, e quindi cablata, sono entrambe a 100 watt. Sì, la batteria da 4600 mAh può arrivare a questo tipo di potenze di ricarica. Quindi la Honor ha veramente profuso il massimo, perché non ha fatto solo la ricarica cablata veloce, ma ha fatto anche la ricarica, questo è il mio metodo, scusate, wireless veloce a 100 watt. Voglio farvi vedere questo alimentatore, perché è un alimentatore a 100 watt, quindi quando voi lo appoggiate qua esegue la ricarica wireless a 100 watt. Ve lo ripeto ancora, perché sono 100 watt, così come questo alimentatore, e chiaramente per alimentarlo ci vuole un alimentatore di un certo tipo, ok? Perché deve comunque alimentare 100 watt. Questo è quello che ci è stato fornito da Honor. Probabilmente poi nel pacchetto che verrà venduto effettivamente vi permetterà di utilizzare anche quello, il caricatore presente nella scatola, con una piccola differenza di potenza probabilmente. Tant'è vero che quello che ci viene consigliato di usare da Honor per alimentare la base a 100 watt è da 135 watt. Necessariamente ci deve essere una piccola differenza, in modo tale da che tutto funzioni e venga erogato correttamente. La ricarica da 100 watt ha la peculiarità di essere raffreddata, come già abbiamo visto in altre basi di ricarica ad altissima potenza. Ecco, c'è questa ventola che raffredda di fatto la bobina che ricarica la bobina, a sua volta che trasmette in maniera wireless la ricarica alla bobina all'interno del Magic 4 Pro, e quindi mantiene il sistema in perfetto funzionamento senza andare a sovraccarichi, surriscaldamenti e quant'altro. Vi ho raccontato tutto, non vi dico altro perché l'idea è quella di fare una prova. Questo era solo un unboxing, però era per tenere a mente alcune caratteristiche. Quindi Magic 4 Pro con Android 12, Magic UI 6.0, Snapdragon 8 Gen 1 con processore, 8 GB di RAM, 256 GB di storage, display da 6,81 pollici AMOLED LTPO di nuova generazione, che arriva fino a 120 Hz, con una modulazione a 1920 Hz dell'energia utilizzata per alimentare la luminosità e l'accensione del display. Questo vuol dire che è stabile e non affatica gli occhi. Scocca IP68, la fotocamera è composta da 5 moduli, di cui il principale a 50 megapixel, l'ultra guadagno 50 megapixel, 64 megapixel il sensore teleobiettivo con zoom ottico 3,5x, sensore antisorfalio a destra, sensore ToF a sinistra. Davanti ci sono i selfie, il sensore selfie a 32 megapixel con il sensore di profondità associato, che è questa striscia qua che si vede. Ricarica 100 watt sia wireless su questa base, sia in dotazione con il caricatore. Riassunto velocissimamente le caratteristiche del nuovo Magic 4 Pro: il prezzo è intorno ai 1099 euro, poi vi daremo il prezzo preciso quando faremo la recensione, però voglio dirvi, adesso lo proveremo, come vi ho già detto, l'ho già un po' così sfrugliato nelle scorse ore, da quando me ne è andato, soprattutto per la parte fotografica. È veramente incredibile la nitidezza delle foto, e queste però, tutti questi dettagli ve li dirò nella recensione. Per il momento, per l'unboxing è tutto. Ve lo ricordo ancora: iscrivetevi al canale di Gizmo. Ciao!